Telespettatrici, telespettatori di Rossini TV, buonasera. Siamo insieme a Francesco Mazzetti che ci aiuta a realizzare questo servizio fuori dai locali della sede della Confcommercio di Pesaro in strada statale Adriatica. È una sede abbastanza inusuale considerato l'oggetto dell'incontro che siamo venuti a guardare per poi raccontarvi nel migliore dei modi. Si parlerà infatti di disabilità. Confcommercio e disabilità. Perché? Perché in realtà l'associazione diretta da Amerigo Varotti è particolarmente sensibile a questo aspetto in quanto riguarda in totale tutta la società, come sappiamo benissimo. La disabilità diventa un ostacolo da dover superare, la disabilità diventa un limite col quale lavorare quotidianamente per superare questo stesso limite. Oggi avremo qui a Pesaro dei testimonial d'eccezione che proprio ci faranno vedere come questi limiti si possono affrontare e superare, e avremo anche l'estensore di un disegno di legge che è il senatore Antonio Baldelli che ci entrerà nel dettaglio di quello che si intende fare a livello addirittura governativo, a livello di politica nazionale, per affrontare e risolvere al meglio il problema della disabilità. Ogni volta che si parla di disabilità, dicevamo poco fa, nasce una sensibilità diversa. Oggi Confcommercio è al fianco di una proposta di legge, è comunque protagonista di un evento che tenta di far capire come la disabilità in realtà non dovrebbe e non potrebbe esistere. Esatto, appena ci hanno presentato questa proposta di legge abbiamo detto dobbiamo assolutamente presentarla nel nostro territorio, sia perché nasce in realtà da una sensibilità del territorio, perché nasce da un progetto di Giorgia Righi col suo Overlimit e da tutto quello che ci ha insegnato danzando Ivan Cottini. Quindi noi abbiamo due giganti del territorio, due testimonial che ci hanno dimostrato più volte quanto la disabilità sia un limite per noi, ma non per chi in realtà tutti i giorni l'affronta e tutti i giorni supera le proprie barriere, i propri limiti. Quindi quando ci hanno detto, ci hanno mostrato questa proposta di legge, abbiamo detto assolutamente va presentata nel nostro territorio, dobbiamo farla conoscere a tutti. Sicuramente è una veste nuova per Confcommercio, perché Confcommercio è da sempre garante dei diritti e degli imprenditori, e anche una veste, diciamo, di sviluppo legata all'economia e anche al turismo. Questa è una veste nuova che però ha sempre lo stesso comune denominatore, cioè i diritti, una garanzia di diritti. Quindi oggi ci proponiamo in questa veste di collante sociale, di promotori di una proposta di legge che è fondamentale per il diritto allo svago di tutte le persone portatrici qualche disabilità, e abbiamo anche l'onore di avere non solo l'onorevole che ha proposto questa legge, ma anche i due testimonial maggiori che sono Giorgia Righi e Ivan Cottini. Esatto, è una proposta di legge concreta, è una proposta di legge fattiva che potrebbe intervenire veramente sulla condizione di queste persone. Esatto, siamo arrivati in un momento in cui la legge è stata calendarizzata, quindi verrà votata, e quindi ha mosso dei passi importantissimi a Roma, e noi prima che diventi legge volevamo a tutti quanti dire che c'è questo segnale di speranza, di concretezza, e volevamo che Confcommercio fosse protagonista, perché da noi vige una regola che è stesso mercato, stesse regole. Quindi se siamo tutti quanti assieme a questo mondo dobbiamo tutti quanti avere i stessi diritti. Uno dei temi che sarà anche toccato fra poco riguarda proprio quello di riuscire a superare dei limiti. Tante volte si dice che rendersi conto dei propri limiti è importante. Una persona che si rende conto dei propri limiti sa come potersi muovere, sa quello che può fare. In questo caso no, in questo caso invece si vorrebbe far capire che i limiti possono essere superati. Esatto, no, in questo caso proprio è far capire che il passo più importante è sicuramente riconoscere i limiti, ma quello più difficile poi è doverli superare. Spesso anche se vogliamo superarli non ci sono gli strumenti per poterlo fare. Oggi abbiamo gli strumenti, vogliamo dare gli strumenti, non lasciare più l'organizzazione magari di eventi che siano culturali, artistici o legati magari ai concerti alla sensibilità dell'organizzatore, ma regolamentare questi eventi tale che tutti possano avere lo stesso accesso, lo stesso diritto di accesso allo svago a questi grandissimi eventi che poi sono una parte fondamentale del nostro tessuto italiano, economico, perché quando parliamo di cultura sicuramente parliamo d'Italia. Anche perché poi chiudiamo, Agnese, è fondamentale ragionare sul fatto che di queste cose bisogna occuparsene sempre, non solo quando magari si è direttamente coinvolti, bensì la solidarietà, la società civile agisce proprio quando vale per tutti.
Sì, esatto, se vogliamo ritenerci una comunità e se vogliamo come comunità sviluppare dei temi importanti, sicuramente l'unione degli intenti, l'unione delle persone che hanno poi richieste più istanze e hanno da superare più limiti e più difficoltà, insieme è sicuramente un percorso che è più veloce, più concreto, ed è sicuramente un percorso che ci permette di calarci nei panni dell'altro, che è fondamentale ed è sempre più difficile, e di capire veramente cosa voglia dire nel nostro piccolo superare le nostre piccole e anche grandissime barriere. Una proposta di legge importantissima, una proposta di legge perché si mette nei panni di chi vuole andare a un concerto e lo vuole vedere a tutti i costi, anche se magari c'ha un problema, c'ha una disabilità. Certo, tutti abbiamo il diritto allo svago, ancor più lo devono avere coloro che trovano ogni giorno mille difficoltà. E allora ho deciso di presentare questa proposta di legge che vuole assicurare l'ingresso, l'accesso e la piena fruizione degli spettacoli, dei concerti, degli eventi sportivi. Questa mia scelta è stata in qualche modo suggerita da Giorgia Righi, che mi ha rappresentato una sua esperienza personale. In questo percorso sono stato accompagnato anche da Ivan Cottini. Oggi questa legge fortunatamente è già stata calendarizzata presso la Commissione Cultura, per questo ringrazio il Presidente della Commissione, il collega Federico Molicone. Ti chiedo anche l'appoggio e il sostegno di tutti perché la legge possa vedere il traguardo. C'è sicuramente bisogno del sostegno di tutti. Per questo, insieme a Giorgia, insieme a Iva, insieme a tanti altri amici, abbiamo presentato anche una petizione online che potrà essere sottoscritta a sostegno di questa iniziativa. È chiaramente la dimostrazione di una grande sensibilità. Noi l'abbiamo vista prima, appena finito la performance, Ivan Cottini si è alzato in piedi e, come tanti di noi, aveva anche un po' di commozione, perché vuol dire che ha vissuto e vive queste persone davvero col cuore e si rende conto di davvero quanto bisogno abbiano di aiuto di una società che gli vada incontro. Frequentando questi amici ho scoperto anche l'esistenza di tante difficoltà, di tanti problemi che nemmeno avrei mai immaginato. Ancora sinceramente sono commosso per l'esibizione di Ivan, che ha superato l'ostacolo della disabilità nel suo ballo, ma ha dimostrato anche quanto sia difficile ogni giorno convivere con la disabilità. Allora spetta a noi rimuovere tutte le barriere possibili e non vivere nell'indifferenza. Giustissimo, l'ha detto anche la conduttrice dell'incontro, bisogna pensare a queste cose non solo e assolutamente non sempre quando riguardano noi da vicino. Esiste il problema e sta a noi affrontarlo e tentare di risolverlo, anche se non ci riguarda in prima persona, senatore. Sì, la conduttrice della serata ha davvero detto che forse la disabilità è insita in coloro che non comprendono queste difficoltà e che vivono nell'indifferenza. Oggi forse questa società si sta chiudendo e si sta piegando su se stessa, allora apriamoci e eliminiamo anche quelle barriere che è nelle nostre possibilità poter eliminare. Ivan, ce lo dicevamo prima fuori onda, Nemo profeta in patria, ma finalmente sei a Pesaro per farci vedere quello che sai fare. Eh sì, finalmente dopo 11 anni riuscirò a ballare qui a Pesaro. Eppure sono venuto tanti anni, mi hanno dato premi al Teatro Rossini, non avevo mai ballato. Oggi finalmente coronerò questo mio desiderio di ballare in patria. Peraltro in occasione di una discussione importante, quella che riguarda una legge che potrebbe davvero essere il preambolo per cominciare a cambiare sul serio le cose. Adesso torniamo seri. Finalmente ci voleva questa proposta di legge, perché io in prima persona ho vissuto tante esperienze molto negative a degli eventi pubblici dove c'è tantissima disorganizzazione e non si sa poi come gestire. Faccio riferimento alle persone con disabilità, perché poi ogni organo che
mette in piedi l'evento, ha le sue regole e gestisce come cavolo gli pare, diciamocelo, e quindi questo non va bene perché è sempre un disagio per noi e i nostri familiari, e quindi in questa proposta di legge noi andiamo a chiedere una regolamentazione finalmente che sia uguale per tutti. Bravissimo, tu hai utilizzato la formula giusta, uguale per tutti, non ci devono essere differenze perché una società civile, diciamocelo fra noi Ivan, davvero non se lo può permettere. Si parla tanto di questa inclusione, eppure ancora siamo talmente indietro, specialmente in Italia. Basta, ti voglio dire solo questo, basta dire che solitamente ad un evento, ad un concerto, ogni 100 posti viene poi affidato un posto a una persona con disabilità. Ti dico solo questo. Perfetto, detto peraltro da un artista, crediamo che il concetto sia davvero molto ben sintetizzato. Ivan, davvero in bocca al lupo, aspettiamo tanto da te. Merda, si dice in questo ambito. Giorgia, abbiamo sentito che quindi nasce anche da un concerto al quale volevi tu partecipare. Ma chi era la cantante? Perché in realtà non è stato detto, dici un po'. La cantante era Annalisa per il tour che ha fatto in aprile. E non sono riuscita a prendere il biglietto come in tanti altri concerti. Ma allora, secondo me dovresti dirglielo ad Annalisa, perché io sono convinto che se lei lo viene a sapere, lo sa di questa disavventura. Sì, infatti Annalisa ti saluta e se vorrai diventare mia amica, ben venga. No, comunque in tutti questi concerti ovviamente non hai mai responsabilità del cantante, anche perché sono persone sensibilissime e loro non ne sono nemmeno a conoscenza dei problemi che ha un disabile per prendere i biglietti, quindi non dipende dai cantanti, ma dagli organizzatori. Bravissima, è una questione di sensibilità. Tu ti dai tanto da fare proprio per smuovere in noi la sensibilità, anche col tuo film. Ma che effetto ti fa vederti sul grande schermo, Giorgia? Un effetto bellissimo. È stato molto divertente poter, insegnare ad una ragazza come stare su una carrozzina, come si guida, cosa si prova a stare sempre in basso, e mi ha divertito moltissimo. Certo, anche perché poi hai insegnato, no, qualcuno proprio a capire la tua situazione. E anche questa iniziativa di oggi qui in Confcommercio, con una nuova forse sensibilità anche politica, sicuramente ti dà comunque delle speranze, dell'ottimismo, perché è assolutamente giusto che la disabilità in realtà non esista. Sì, esatto. Cerchiamo di spingere sempre di più le persone ad avere tanta attenzione sulla disabilità e far sì che diventi prima o poi una cosa normale. Come riflettevo oggi, in America, ad esempio, non esiste la parola accessibile per i disabili perché tutto è già accessibile per tutti. Quindi prima o poi la concezione dovrà essere accessibile per tutti e basta. Bravissima, senza differenze. Giorgia, il tuo sorriso è magnifico. Hai detto anche delle parole molto belle alla fine dell'incontro, quando proprio ci hai raccontato dal tuo punto di vista quanto si deve lottare tutti i giorni e anche quanta soddisfazione dà però poi raggiungere i risultati. Sì, tanta soddisfazione che poi quasi ti ripaga di tutte le pecche che hai trovato nelle situazioni di vita quotidiana. Questa proposta di legge, che speriamo entri in vigore a breve, sarà una grande risoluzione non solo per me ma per tutti i disabili. Quindi è una conquista moltiplicata per tutta l'Italia. Giorgia,
Tu quindi anche col tuo messaggio finale hai voluto comunicare qualcosa di importante, e qualcosa lo diciamo anche noi. Sicuramente hai avuto e hai modo quotidianamente di renderti conto che in realtà le persone buone esistono, ci sono e fanno tanto bene a questo mondo. Sì, tante persone sono comunque pronte ad aiutarti, fare gruppo e superare insieme a te gli ostacoli. Quindi spetta anche a noi disabili riuscire ad accorgerci di chi può darci una mano e lottare insieme a loro verso l'obiettivo più accessibile. Eh sì, ci siamo davvero emozionati anche noi. La performance finale di Ivan Cottini, le parole di Giorgia Righi, questa attenzione, questa sensibilità, questo applauso interminabile a queste due persone che davvero ci hanno dimostrato, ci hanno parlato di cosa significa ogni giorno alzarsi la mattina sapendo che la giornata sarà dura, difficile, ma che comunque si potranno raggiungere le cose che si vogliono raggiungere, gli obiettivi, le piccole cose che magari noi nella nostra esistenza neanche ci rendiamo conto quanto possano essere difficili per altre persone. La disabilità è un concetto che va assolutamente affrontato a testa alta. La proposta di legge del senatore Antonio Baldelli, che a breve sarà proprio portata alla votazione, alla discussione a livello centrale, è davvero fondamentale. Perché? Perché questi ragazzi, queste persone, tutti coloro che vogliono comunque accedere a spazi che sono riservati a spettacoli, alla possibilità di divertirsi, alla semplice possibilità di avere una vita normale, possano avere diritto di poterlo fare. È intervenuto, pensate, anche Paolo Cevoli con un messaggio simpaticissimo. Siamo stati testimoni di un momento davvero molto 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 bello, e speriamo che queste emozioni possano aver raggiunto anche voi. Continuate a restare sul canale 80 del Digitale Terrestre, perché Rossini TV vi riserva sempre bellissime sorprese.